quello che è autorizzato è fino a 30 metri. A quello dico, cioè qui non solo siamo a 30 metri, ma superiamo di quello. Arriviamo almeno, allora, stazione la polizia! Posti di vita da palo, ballatoio, radiante, installazione ponte radio, il tutto previsto, autorizzato dal comune. Per, quindi l'impianto stazione radio base per 30 metri massimo totale. Se qui devono aggiungere anche le antenne via discorrente, chiaramente sarà più alto. Quindi voglio vedere la regolarità rispetto all'autorizzazione che regolarmente il comune ha rilasciato con tutti i pareri. Quindi ogni 7 sono più 2 metri fa 28 per il giorno. Salve, buon pomeriggio, siamo noi che ti abbiamo chiamato. Ok, va bene. Io sono Carlo Sordini, guarda. Sì. Onestamente. E farloppa, nel senso che è una catena. È il problema. Perfetto, vieni con me. Allora, intanto qui siamo con tutte le persone davanti al progetto casa di Ceste di Preturo. C'è l'assessore De Santis che si è occupato e si sta occupando del problema insieme a Marcello Ianni del Messaggero. E stiamo cercando un attimino di capire di che cosa si tratta, se possiamo riuscire a bloccare soprattutto i lavori. Perché a quanto pare, mettiti davanti così vediamo. I lavori sono praticamente ultimati, cioè siamo qui con l'antenna pronta e cerchiamo veramente tutto il possibile, tutto l'aiuto e il supporto possibile per cercare di interrompere questo che francamente è un obbrobrio, messo soltanto a 5 metri dall'ingresso dei progetti casa. Siamo veramente all'ingresso dei progetti casa. A questo punto la protesta arriva soltanto fino, diciamo, all'atto finale, cioè quello di far capire tramite una protesta eclatante dal punto di vista della popolazione che arrivi direttamente ai cittadini, per fargli capire che comunque noi siamo disposti a tutto pur di difendere i nostri diritti. E allora io sono pronto a legarmi in questo momento davanti all'antenna per cercare di trovare almeno un diciamo qualcuno che sia pronto a quantomeno contribuire a parlare con noi, che si tratti di istituzioni, che si tratti del comune, che si tratti anche comunque di ordini di polizia e di carabinieri, ma quantomeno qualcuno che veramente possa riuscire a difendere i nostri diritti. Nello stesso momento in cui io mi sto andando ad attaccare all'antenna, allo stesso tempo chiedo l'intervento dei carabinieri e del 118, proprio perché mi rendo conto che probabilmente la mia protesta potrebbe essere magari, diciamo, non così comune come sembra. A posto.